Radio Raffaella 1 Notizie. Un saluto a voi radioascoltatori di Radio Raffaella 1. Sono Raffaele Ingino, dedichiamo questo speciale appunto di Radio Raffaella 1 Notizie a ciò che è accaduto oggi, in particolare questo nubifragio che ha colpito la regione Campania in senso generale, ma noi ci concentreremo sul nostro territorio, la Valle del Lino, in particolare comprensorio Solofrano-Montorese. Abbiamo in questo speciale tre interventi telefonici di tutto rispetto. Iniziamo con il presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania, Peduto Francesco. Un saluto a lei, presidente. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Presidente, un evento naturale che nessuno si aspettava. Solofra e Montoro sono stati colpiti in un'entità molto rilevante. Beh, dire che nessuno se l'aspettava credo che non corrisponda al vero, perché ormai questi eventi si susseguono molto frequentemente, ogni anno. E tra l'altro, come noi geologi diciamo, insomma, da tanto tempo, sarebbe il caso di cominciare a fare qualcosa di concreto, insomma, proprio perché non può essere più considerata una casualità, considerato insomma quello che succede ogni anno in vaste zone non solo della nostra regione ma di tutto il paese. Bisogna quindi considerare, come ha detto lei, la frequenza ormai di questi avvenimenti. Solofra colpita in un'entità molto forte nelle zone di Santa Lucia, nelle zone dei ponti che attraversano la città, ma in particolare anche Montoro. Se vogliamo andare nel dettaglio, la Solofrana, che è stata definita anche oggi la prima donna, ha rotto gli argini nell'altezza della frazione Piazza di Pandola. È proprio qui che volevo parlare del progetto Sarno, Grande Sarno. Che collegamento c'è tra questo progetto, presidente, e il nubifragio che abbiamo avuto oggi? Indubbiamente il bacino del Sarno e dei suoi affluenti è sicuramente uno dei fiumi a maggior rischio idraulico che abbiamo in Campania, tant'è che è proprio una delle zone, quella del bacino del Sarno e dei suoi affluenti, dove più frequentemente si susseguono esondazioni più volte l'anno, con danni veramente enormi. Non solo dal punto di vista, come dire, degli operatori agricoli, degli operatori economici, insomma, della zona, ma anche dal punto di vista ambientale, perché sappiamo che questi fiumi purtroppo sono tra i più inquinati d'Italia, per cui ogni volta che esondano spandono i loro veleni dappertutto sul territorio e anche in quei territori dove ci sono fiorenti coltivazioni agricole. Chi più di lei può un attimino elencare qualche piccolo intervento per cercare di evitare questi fenomeni nel futuro? Beh, guardi, io proprio sul grande progetto del fiume Sarno che lei ha citato in precedenza mi sono già espresso, suscitando forse anche qualche malumore nelle comunità locali o in parte delle comunità locali, ma insomma io ritengo che sia un'occasione più unica che rara i quasi 200 milioni che l'Europa ci vuole dare per la sistemazione idraulica di questi fiumi, la cui sistemazione idraulica dal mio punto di vista è anche la base per una sistemazione ambientale che comunque è prevista. A quello come dire, che è a mia conoscenza, questo progetto, quello della sistemazione idraulica del fiume Sarno, è comunque inquadrato in un articolato complesso di interventi che comprendono in particolare anche la bonifica ambientale dell'area, con i progetti inseriti nel piano del commissario delegato per l'emergenza ambientale, l'ex generale Iucci, per capirci, che oggi sono stati trasferiti all'Arcadis. È indubbiamente il primo e più importante di quei progetti, ma ripeto, i temuti danni ambientali
per la costruzione di qualche vasca o per l'ampliamento di qualche vasca già esistente, dal mio punto di vista non ha paragoni rispetto ai veleni che vengono sparsi ogni volta che ci sono esondazioni del fiume Sarno o dei suoi affluenti, insomma. Va bene, io la ringrazio Presidente, ricordiamo che questa è un'edizione di Radio Raffaella 1 Notizie dedicata appunto al nubifragio che ha colpito quest'oggi la Campania, ma nel particolare parliamo con interventi telefonici della nostra zona, la Valle dell'Irno, in particolare ancora il comprensorio Solofra-Montoro. Grazie ancora a Peduto Francesco, Presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania. Grazie ancora, grazie, Presidente. Grazie a lei e ai suoi ascoltatori, buonasera. Allora, continuiamo il nostro speciale di Radio Raffaella 1 Notizie. Io sono Raffaele Ingino, questo speciale dedicato al nubifragio che ha colpito questa mattina, lunedì 1 settembre, la Campania in senso generale. Ma, ripeto, noi ci concentriamo sulla bassa Valle dell'Irno, in particolare Solofra e Montoro. Abbiamo al telefono Nicola Landolfi, che è un componente della Protezione Civile Rita Gagliardi, che opera in particolare nella zona di Solofra. Nicola, cosa è successo stamattina, a metà mattinata? Vaici a dire un po' nel dettaglio effettivamente cosa è successo. Allora sì, buonasera. Cosa è successo? Praticamente si è abbattuto un forte nubifragio, come tu hai anticipato telefonicamente, si è riversato giù per le strade detriti, di una grossa quantità di detriti. La causa la stanno ancora stabilendo chi di dovere. Le zone maggiormente, bisogna dire che purtroppo l'acqua è stata molto abbondante, questa è stata la causa principale. Le zone maggiormente colpite è stata località Giuseppe Maffei, ponte di Santa Nicola all'altezza della ferrovia, all'altezza dei semafori, però diciamo che là attualmente è già stata ripristinata la viabilità completamente. Adesso stiamo ancora qua intervenendo su via Santa Lucia. Sì, io sono stato proprio lì, Nicola, mi hai visto anche sì. Tu, via Santa Lucia, praticamente una zona impraticabile. Ho visto sì. Poi degli aggiornamenti, state mettendo in ordine la zona con dei mezzi pesanti. Sì, giusto. Infatti bisogna dire che comunque abbiamo dovuto pazientare l'ordine dei mezzi pesanti qua. Infatti prima di arrivare qui stamattina noi come associazione abbiamo fatto anche altri interventi. Abbiamo fatto un'emergenza di primo soccorso insieme ai vigili del fuoco e poi io personalmente prima di arrivare qui sono stato all'asilo località Passena e poi anche all'ufficio anagrafe comunale dove anche era stato diciamo allagato. Però l'aereo di lieve entità. Abbiamo ripristinato subito e poi ci siamo raggruppati tutti qua. Attualmente siamo ancora 10 unità di noi che stiamo dando assistenza agli abitanti qua. Nicola, quali sono le previsioni per le prossime ore e per i prossimi giorni? Allora, le previsioni per le prossime ore: si doveva abbattere un altro nubifragio di forte entità alle ore 5 che fortunatamente l'abbiamo scampato. Domani anche pioggia, però come è una giornata, però non dovrebbe essere forte come quella di stamattina. Va bene, io ringrazio Nicola Landolfi, ricordiamo componente dell'Associazione della Protezione Civile Rita Gagliardi che sta operando nella zona di Solofra. Grazie ancora Nicola. Grazie, buonasera a tutti. Allora, continuiamo il nostro speciale di Radio Raffaella 1 Notizie dedicato al nubifragio di questa mattina, lunedì 1 settembre, che è caduto nella bassa valle dell'Irno. In particolare stiamo analizzando la situazione nel comune di Solofra e di Montoro. Dopo l'intervento del presidente dell'Ordine dei Geologi Campania e di un componente della Rita Gagliardi, la protezione civile che agisce nel comune di Solofra e non solo, abbiamo al nostro collegamento telefonico Pasquale Cappa, che è il presidente della Procivis Montoro, che è poi la protezione civile che agisce sul comune di Montoro. Pasquale, quale è stata la situazione di stamattina? Raffaele, c'è stato un grande precipitazione di un temporale che ai monti ha portato un sacco di detriti e dell'acqua giù.
che ha creato dei danni alla frazione Schiati, Misciano, San Bartolomeo, Piazza di Pandala e a Terrana. Tutta quella fascia là che, diciamo, che ha fianco al lato sinistro della Solofana. Pasquale, la zona che ho visto un attimino più colpita è stata la frazione Piazza di Pandola, dove la Solofana ha rotto gli argini, giusto? Sì, così. E... ha fatto dei grossi danni con l'allagamento delle zone sottostante al terreno, i sottani che sono stati... con molto molto acqua. Pasquale, come state agendo in queste ore e qual è la previsione appunto delle prossime ore e dei prossimi giorni? Allora, diciamo in questo momento ci sta la Procis Montoro che sta gestendo sul lato alto di Montoro tra Terrana, Torchiati e Misciano, poi c'è la Misericordia e la Valle dell'Irno che si sono impegnato tra San Bartolomeo e Piazza di Pandola con i Vigili del Fuoco e l'associazione che amici che ci stanno dando una mano. Pasquale, la situazione doveva peggiorare oggi alle 17, però non c'è stato questo nubifragio, il secondo annunciato. Da domani dovrebbe rientrare la situazione, giusto? Sì, 24 ore ancora di allerta meteo, però comunque diciamo dovrebbe rientrare, speriamo bene, in queste ultime ore. Va bene, grazie mille a Pasquale Cappa, presidente della Protezione Civile Procivis Montoro. Un ringraziamento a tutti voi dell'ascolto. Questo era uno speciale di Radio Raffaella 1 Notizie dedicato al nubifragio che quest'oggi, lunedì 1 settembre, si è abbattuto nella bassa valle dell'Irno, quindi Campania, e noi abbiamo preso testimonianze della situazione del comune di Montoro e di Solofra. Radio Raffaella 1 Notizie.